Interrupt. Ciao amici e benvenuti ad una nuova puntata di Interrupt. Oggi parliamo di short video e andiamo a vedere il festival dei video da un minuto. Poi vediamo che cos'è il Blog Day 2007 e come si sta evolvendo l'universo dei blog. In seguito andiamo a trovare i nostri amici di Tecno Video che oggi ci parlano della linea Walk and Talk e per finire un videogioco di ultima generazione, Blue Dragon. Ma partiamo subito con il Video Minuto Festival che festeggia per questa edizione il suo 15° anno. Video Minuto è un festival che è nato nel 1993 da un'idea, da un'intuizione molto semplice, allora con poche ragioni: raccontare un pezzo della complessa realtà del mondo in 60 secondi. Ora, dopo 15 anni, possiamo ben dire che ci sono tutta una serie di ragioni anche tecnologiche, pensiamo ai videofonini che abbiamo tutti quanti in tasca, piuttosto che alla possibilità di caricare un video su YouTube, dove il fatto che un video sia breve naturalmente aiuta e semplifica. Video Minuto al momento è una complessa manifestazione che ospita, oltre ai video in concorso, vetrine internazionali, retrospettive, panoramiche da altri festival, produzioni specifiche, videoclip musicali, performance e installazioni. Cerchiamo di coprire tutti quelli che sono gli ambiti di produzione audiovisiva. Il formato dei 60 secondi in video. Ci siamo detti, se un haiku, la forma tradizionale di poesia giapponese che condensa la lirica in quattro versi, riesce ad essere poetico, perché un video in 60 secondi non ci può dire qualcosa di sensato? E su questa sfida abbiamo continuato, anche perché per strada poi abbiamo conosciuto tutta una serie di festival che, come noi, lavoravano sui formati brevi, qualcuno addirittura su formati più brevi, per esempio un video newyorkese da 59 secondi, qualcuno sui formati leggermente più lunghi. Esiste sempre negli Stati Uniti un festival che si concentra sui video da 100 secondi, quindi un minuto e mezzo, e addirittura esiste un festival che pure abbiamo conosciuto negli ultimi anni che spinge la sfida ancora più in là, forse al suo limite estremo, cercando video da un secondo. Questo naturalmente ha una serie di sensi specifici nella realtà della produzione audiovisiva contemporanea, perché sta comunque in mezzo a quelli che sono i due formati principali e che forse sono stati più influenti in questi anni. Da una parte il linguaggio pubblicitario, che in 30 secondi riesce a condensare senso, dall'altra parte il formato del videoclip musicale, che è forse quello che a livello estetico ha cambiato di più del linguaggio visivo e cinematografico negli ultimi anni. Video Minuto 2007, 15 anni. A 15 anni i ragazzi sono più o meno discoli, romantici, e noi così ci sentiamo in qualche modo. Due le tematiche principali, una nuova modalità di fruizione del festival. I due temi centrali: da una parte guardare il nostro passato, quindi ripercorrere tre lustri di storia facendo vedere i video vincitori di ogni edizione. Dall'altra guardare al nostro futuro, che per noi vuol dire sempre di più networking, collaborazione e scambi di programmi e idee con gli altri festival gemelli. Quindi facciamo vedere 10 video per ognuno di questi festival per cercare di dare una panoramica quanto più possibile vasta dei video minuti nel mondo. Terzo elemento di novità fondamentale quest'anno, la modalità di fruizione del festival, vi dicevo. Invece di incollare tutti e 400 i video che facciamo vedere ad ogni edizione e farli vedere tutti insieme su un unico schermo, abbiamo deciso di splittarli, di dividere ogni argomento, ogni sezione, ogni programma in una differente sala del Centro Pecci che ci ospita. E quindi, come si vede, Video Minuto 2007, facendo un vero e proprio percorso fra 15 differenti sale e quindi al limite scegliendo di glissare una e soffermarsi su un'altra. La tecnologia Video Minuto entra in vari modi. Innanzitutto, mai come quest'anno abbiamo avuto a disposizione una ottima attrezzatura che ci permette di allestire
15 sale del centro Pecci con proiettori di ultima generazione, schermi LCD e tecnologie anche molto sofisticate nelle installazioni. Entra naturalmente anche nelle opere, perché in 15 anni ci siamo accorti di come la disponibilità tecnologica ha cambiato il linguaggio video, da quando si montava con i VHS in batteria fino a oggi è possibile girare ed editare i propri video direttamente sul proprio videofonino di ultima generazione. Entra la tecnologia anche nel settore della performatività audio-video, che guardiamo con molta attenzione come territorio di ricerca privilegiato degli ultimi anni, le performance in cui la musica è eseguita dal vivo e le immagini la accompagnano anch'esse montate in tempo reale. E poi naturalmente il linguaggio delle installazioni, che ci sembra particolarmente attivo in questo momento, con una generazione di giovani artisti che riescono a integrare tecnologie sofisticate come i software Max SMP, che sono in grado di reagire in tempo reale ai movimenti del pubblico in una sala, per esempio, e sincronizzare con il pubblico le immagini e l'audio nella sala. Un decimo di secondo è l'ultimo lavoro mio e di Francesca, che insieme abbiamo il progetto Influx, che è nato nel 2003, con il quale cerchiamo di analizzare le arti elettroniche e lavoriamo soprattutto prevalentemente con il video e con la fotografia. Con questa installazione cerchiamo di analizzare la percezione visiva del suono. L'installazione è composta da 16 specchi appesi al soffitto della sala, sui quali vengono proiettate le immagini, che vengono riflesse sulle pareti laterali della sala. Lo spettatore, muovendosi all'interno della sala, modifica sia il suono che il video. Attraverso una videocamera vengono percepiti i movimenti dello spettatore, che vengono, tramite un software vengono processati, e con questo si ricavano dei valori numerici con i quali andiamo a intervenire sull'audio e sul video modificandoli. Una parte fondamentale dell'installazione è quella appunto dell'utilizzo degli specchi. In questo caso sono dei vetri specchi sui quali viene lanciata la luce della videoproiezione e viene riflessa, ma allo stesso tempo anche oltrepassa la superficie specchiante, creando dei giochi di luce e ombra. Video Minuto ha la sua casa naturale al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, ma si muove moltissimo. Seguitelo in tour nei mesi autunnali per sapere le date, per essere aggiornati su tutte le nostre attività, www.videominuto.it. E restate sintonizzati, perché oltre a poter vedere naturalmente da subito dopo la conclusione del festival i video vincitori, potrete seguire anche le evoluzioni internazionali del nostro festival e assistere al lancio del portale che riunirà tutti i festival che nel mondo si occupano del nostro formato breve.